cosa siete qui stamattina? Cosa chiedete, insomma? Allora, le classi quinte si sono riunite qui stamattina a contestare aspramente l'operato della dirigente scolastica nel voler dislocare le classi quinte, creando non pochi disagi ai genitori delle stesse classi, alla Carducci, alla Giosuè Carducci, tutto in funzione di una pseudo condizione di sicurezza, perché di questo si tratta, di un pseudo motivo, in quanto ritiene che bisogna operare degli interventi necessari al miglioramento a garanzia dello stesso plesso. Ovviamente il problema riguarda tutta la scuola, ma stranamente se ne devono piangere le conseguenze soltanto le quinte classi. Sono state fatte delle proposte di natura tecnica, risolutive, alternative e possibili, e la dirigente non ha ritenuto di prenderne in considerazione alcuna. Lo stesso comune di Catania, preposto alla sicurezza, vigilanza e controllo degli edifici, nella figura del suo responsabile della sicurezza, ha dato disponibilità a poter non solo rendere fruibili i locali, quindi creando nuove classi in sostituzione di alcune altre aule adibite a uffici, presidenza, segreteria e quant'altro, ma ha dato anche disponibilità assoluta alla possibilità di eseguire gli interventi nel più breve tempo possibile con le maestranze del comune. L'assessore Valentina Scialfa è stata abbastanza chiara nei suoi interventi a dare l'assoluta disponibilità e chiarezza di intervento a tutti i livelli. Anche in questi casi la dirigente scolastica ha mantenuto un assoluto fermo valutazione su quello che aveva già deciso, cioè le quinte classi alla Carducci. Noi non conosciamo ufficialmente quali possono essere altre motivazioni, possiamo solo dire che in carenza di assoluta comunicazione con i genitori, con le rappresentanti delle quinte classi, che in questo momento solo oggi sono state, dopo questa protesta, ricevute dalla presidenza, dalla dirigente scolastica, ovviamente denunciamo una carenza di informazione e denunciamo soprattutto questo fermo modo di agire, escludendo qualunque possibile assoluzione, anche in conformità a quelle che possono essere alternative valide per i genitori, e tenuto conto anche delle loro difficoltà nello spostare, perché ci sono genitori che hanno più alunni in questa struttura, alunni da dover poi andare a recuperare alla Carducci, difficoltà che a nostro avviso dovevano essere valutate e ponderate per bene.